Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Oscuro. Io, signori, non so che dirvi se non che sono super in eccitazione per il fatto che stiamo per affrontare la palestra di tipo buio. La prima palestra di tipo buio da sempre. Non c'è mai stata una palestra tranne una Super 4 di tipo buio, ma è tutta un'altra storia. Dopo 20 anni c'è una palestra buio. Dunque, con la saracinesca abbassata nessuno può andare a sfidare la palestra. Devo capire che sta succedendo. Beh, può essere il Team Yell, a meno che il fratello non è capo del Team Yell. Capite il ragionamento, no? Ah, tieni, ti regalo questa. Ne ho così tante che non so che farmene. Allora ci aggiorniamo. Mi dai il tuo numero? Ginepro, che è sicuramente il capo palestra di questa città. Oi là, benvenuto a Spikeville. Preparati, comincia la sfida. Ma prima vai a metterti la divisa. Cosa? Così? Se cerchi il capo palestra basta che vai sempre dritto. No, volevo premere un attimo il menu per... No, volevo vedere la card. Ah, la sfida palestra vuole passare di qui. Ma dove te ne vai a spasso, eh? Di qui non si passa. Ora vedrai come ti faccio passare la voglia di passare. Ma... Potevano tradurla un pochino meglio, probabilmente è fatto apposta, però fa schifissimo a sentirlo. Non si può proprio. Tipo buio contro tipo psicofolletto, non è proprio il massimo. Oltre 50 punti salute, ma chi lo vai a raccontare? Non si può sentire. Mi avete distrutto. Beh. Bene, puoi andartene? No, da qui non passi, solo il pensiero mi fa venire gli spasmi. Perché pensi che ci siamo infilati in questo vicolo? Comunque se ho perso, ho perso. C'è poco da fare. Va, passa, fa come ti pare. Ma cosa... Siete degli invasati. Invasati. Punto. Ginepro. Guarda che tipo. Forte. A Spikeville non ci sono punti energetici e di conseguenza i Pokémon non possono dynamaxizzarsi. A causa di ciò, il numero di fan è diminuito sempre più e la città ha subito un lento declino, di cui Ginepro, come capo palestra, si sente personalmente responsabile. Durante la lotta tende a rivelare i suoi assi nella manica per via del troppo entusiasmo, ma la sua straordinaria abilità gli permette di vincere ugualmente. Vorrebbe lasciare la palestra a sua sorella per concentrarsi sulla sua già affermata carriera di cantante e cantautore. E beh, si vede. Nel dubbio ho ricaricato Athena. Mr. Mime è un Pokémon danza. Oh, quindi qui Mr. Mime è tipo buio? A quanto pare. Di qui non si passa. Oh mio Dio. Ma... Non credere di poter passare di straforo. Ma... vi ho anche parlato? Ah, forse si entra proprio nella casa per andare dall'altra parte. Anche lei solo uno? Beh, non ci ho fatto caso. Neanche il tempo di presentarmi, è già... Caspita, lasci il segno tu, eh? Con la tua forza sbalordite il mio Pokémon. Sai che ti dico? Passa, va. Segui la direzione del Neon. Ok. Mai. In effetti ci dovrebbe essere l'evoluzione di Mister... Non so se è l'evoluzione quella che c'è di Mister Mime... O se è proprio una forma diversa. Lo vedete questo poster qui? Sbaglio o è il presidente Rose e l'hanno scarabocchiato male? Poi tanto col computer rifaccio la zoom... rifaccio la zoomata, ma guarda questi qua sopra! Ma chi volete fregare? Yeehaw! Urlo così senza motivo, problemi? No, dai, era bello se si erano fatti male. Non te l'aspettavi, eh? Neppure io mi aspettavo un atterraggio tanto doloroso. Aia, i piedi. Non me li sento più. Meglio che li muova un po' con una sfida. Ma scusate, perché mi attaccate in coppie da due se poi devo combattere solo contro uno? Che problemi avete? Mi hai stracciato e i piedi adesso mi fanno male il doppio.
Batti a distanza su quei cartoni, va. Basta che non mi ha fatto cascare. Ha fatto cascare la Pokéball. Ho perso, sì, lo ammetto. Però vorrei vedere te con sto dolore ai piedi. Anzi, apprezzo lo sforzo. Hai visto come soffrivo in silenzio? E ora sta a vedere come mi ritiro in silenzio. Però hai ancora la forza per correre. Bah. Revitalizzante Max. Opera, fammi un attimo vedere Pokémon. Ma Athena sta andando piuttosto bene, eh. C'è altro qui? Un altro Mime. Vediamo un po'. Qui non si passa. Non riesco a passare dal muro invisibile. I PS dei tuoi Pokémon si fanno scarsini, eh? E guarda queste! Sogno di diventare la regina dei salti mortali all'indietro. Ammira che agilità! Sei sconvolto, di la verità. I miei salti mortali ti ipnotizzano, lo so. E mentre te ne stai lì imbambolato ti rubo la vittoria. Ah! Però complimenti a voi. Beh, però anche i loro compagni più corpulenti prima hanno fatto un salto mortale in avanti. E ci picchia a loro. Senza mani poi, eh. Che è tutto un dire. Weavile è un Pokémon interessantissimo perché è ghiaccio buio. L'ho usato anche in competitivo. E ho fatto un centinaio di uova per riuscire a trovarlo con IV di velocità e di attacco al 31. Con natura di allegra. Sì, natura jolly allegra era, sì. Più che esercitarmi nei salti mortali all'indietro avrei dovuto esercitarmi nelle lotte Pokémon. Senza questa sfida non ci sarei mai arrivata. D'ora in poi farò il tifo per te. Wow. E se ne vanno come sono arrivate. Ciao anche a te, Mime. E... posto? Perfetto. Sì, ci siamo, mi sa, eh. Anche perché di qui non si passa. Entra in scena il Team Yell! Non credere di poter mettere a soqquadro il nostro covo con la scusa della missione. Bene, ti attaccheremo su due fronti, dai via di scampo. Finalmente in doppio? Ma quello chi è, oh? Sa, non ho avuto tempo di completare il travestimento, ma ormai hai scoperto il nostro segreto, anyway. Ebbene sì, in realtà Team Yell è formato da allenatori della palestra di Spikeville. Sì, si era capito. Ti recluta il Luis, così. Doppia, meno male. Sarebbe stato meglio se avessi perso tu. Ah, è così che la metti, eh? Ora sono affari tuoi. Dovrei vedertela con il capo palestra in persona. Vediamo che riesce a fare, quello non lo batte nessuno. Non se la prenderanno mica con me perché mi ha visto con il travestimento incompleto, vero? Tanto sapevano già tutti qual era la vera identità del Team Yell, no? Oh, senti, io non dico nulla, basta che non scocciate più, per favore. Ok, Athena non ha tutti quanti PS, ma non è importante. Ce la facciamo comunque. Ah, basta, silenzio! Ah, Link! Scusa, quelli di Spikeville dicono di aver chiuso la sala cinesca per fare un favore a me. Che babbei! Spikeville va sempre più in rovina! E il capo palestra Ginebro che fa? E Renzi che fa? Si limita a dire che si sistemerà tutto. Per questo abbiamo pensato di travestirci la Team Yell e ostacolare tutti gli sfida palestre. Se avessimo tolto di mezzo gli altri concorrenti, la signorina sarebbe arrivata di sicuro fino alla Coppa Campione. E avrebbe avuto più probabilità di diventare la nuova campionessa. Che vergogna. Questo lo chiamate fare il tifo? Non preoccuparti, Link. Non c'è bisogno che ti registri. Vai, sfida il capo palestra. Ma per strada, bellissimo. Underground proprio. Capo palestra underground, fantastico. Allora, vuoi Obstagoon per in cambio un Mr. Mime proveniente da Kanto? No.
Oh, eccoti, finalmente! Io cominciavo davvero a pensare di essere un buono a nulla, visto che nessuno veniva da me. La storia della sora cinesca non è sfuggita al mio udito sopraffino. A starmene qui tutto solo, quasi quasi mi veniva da piangere. E questo stadio non si può attivare fenomeno Dynamax, quindi si lotta in modo semplice. Spero che ti divertirai lo stesso. È un po' un peccato, volevo vedere un nuovo Pokémon Dynamax. Io sono il capo palestra di Spikeville! Mi chiamano Ginepro il Mesto! Visto che sei così stolto da sfidarmi pur sapendo che perderai, sappi che i miei esuberanti amici scateneremo il finimondo per Spikeville! Mi è piaciuta la mia impressione di un cantante punk? Faceva un po' schifo, però cioè, ho fatto del mio meglio, dai. Anche perché non è che posso urlare a farmi sentire a tutto il vicinato. Standing ovation per Scrafty, vai! Conquista il palco di prepotenza! Ma insomma, contro un Pokémon speciale è un po' inutile. Ah, bruciapelo! Hai fatto pelo e contropelo. Bene, la ceretta l'hai fatta, ora rivincita. Aia. Danno normale perché vabbè, doppio type, doppio tipo, quindi ok. Mi protegge da solo. Perfetto. E uno è andato. Ora, dovrei resistere a un altro attacco tipo buio prima di andare KO. Obstagoon, ecco, Obstagoon è forte però. Potrebbe anche farcela. Ti presento Obstagoon, l'asso della mia squadra, i suoi potenti acuti ti faranno vacillare! Proviamoci. Sbarramento, che non si fa. Cos'era che faceva? Oh cavoli, non mi ricordo. Lo protegge? Se usata in successione può fallire, però era. Ombra artigli. Ah, tipo spettro. E vabbè, un Pokémon nero come la pece. E scuro come la notte. La noce scabrosa. Wow, non gli ha fatto nulla. Contrattacco. Picchia, picchia, picchia. All'acciaio. Però intanto la difesa aumenta. E contrattacco se la prende in saccoccia. No, perché mi ha fatto male uguale. Dunque, lui ora farà contrattacco un'altra volta al 100%. È assodato. Quindi, hai per pozza e mi recupero un po' di salute. Purtroppo non tutta, ma che ci vuoi fare? E ora preparati per il numero che manderai a indeghire una folla! Colpo infernale? Non ho ben capito cos'era, ma ok. Non... Contrattacco. Ah, dai, e tu. Allora sei fissato, eh? Iperpozza. Non so se prima mi ha predictato oppure. Perché il computer è più furbo qui il computer. Però non troppo. Unghie aguzze. Vediamo un po' che fa lui. Contrattacco e fallisce, quindi unghie aguzze ancora una volta. Va di sbarramento. Va bene. Quindi se faccio un'altra volta unghie aguzze, ho la difesa aumentata di 1. Colpo infernale, ok, non mi fa nulla. Tripla unghia aguzza. Ne faccio un'altra per sicurezza. Bene, lui ha fatto sbarramento, quindi prossimo turno non lo fa perché sicuramente fallirebbe nel caso lo facesse. O meglio, se è fortunato proprio al limite ce la potrebbe anche fare, ma all'acciaio. Va bene, colpo infernale, va bene, non mi fa nulla. E all'acciaio che dovrebbe in teoria mandarlo giù. Bene, per fortuna, per fortuna.
Beh, con quattro unghie aguzze vorrei ben vedere. Malamar! Malamar. Questo è tremendo, raga, eh. Malamar, scombina i piani del nostro avversario con la tua abilità inversione! Perforbecco! Oh! Lo buchiamo di brutto. E via, via. Questa lotta non è la più difficile, ma è la più divertente, perché... Capo palestra... Che siano canzoni mosse o Pokémon Ginepro non concede mai il bis! Che cavolo, sei stupido! Se i tuoi fan ti chiedono il bis, che fai? Non lo fai? Asfisserai lo stadio, ma che importa? Skantak, sorprendi il pubblico con Sbigo Attacco! Boh, fa come ti pare. Non l'ha fatto Sbigo Attacco. Vabbè. The Crow è ferito. Grazie, con scoppio. Sai che fetore? Beh, è stata molto facile. Facile quasi quanto la prima. Però è un vero peccato, perché comunque sia mi stava piacendo. Io e la mia squadra abbiamo suonato tutti i pezzi del nostro repertorio. Addio. Beh. Mi dispiace. È stato bello lottare con te. Sono sicuro che anche i miei Pokémon la pensano così. Questa è la medaglia della nostra palestra, la medaglia buio. Grazie. Perché piangete? Bah, ora puoi catturare Pokémon fino al livello 55. Inoltre, eccoti anche una divisa di tipo buio. Queste divise sono così super cool che quasi quasi le metterei in vendita nei miei concerti. Beh, se sono quelle del Team Yell, quasi quasi. La prossima aspirante sarà di certo mia sorella Mary. Devo ammetterlo. Mi sento emozionata. Ah, mi stavi guardando? Bah, capirei quanto si impara a vedermi perdere. Ti guardavo per migliorare la mia tecnica di lotta. Capisco. Ah, Mary, già che sei qui, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Voglio che tu prenda il mio posto come capo palestra di Spikeville. Sì, lo so. Dopo questo torneo ti vuoi ritirare, vero? Te la sei cavata egregiamente anche senza usare il fenomeno Dynamax. Ti ammiro tantissimo, però... La mia risposta è no. Ma non fraintendermi. Io diventerò campionessa. Quindi non posso fare anche la capo palestra. Hai ragione. Va bene. Ma prima di tutto vediamo se hai le carte in regola per diventare campionessa. Link, grazie per aver regalato a mio fratello una lotta così bella. Adesso però tocca a me. Tu vai pure. E un'altra palestra è conquistata! Una palestra un po' underground, ma ci stava. Urlo rabbia. Benissimo. Oh. Ah, hanno aperto la sala cinesca. Ehi, hai sentito? Ci sono problemi su percorso 9. Persino il campione è venuto a vedere che succede. Ma di un po' tu sei riuscito a battere Ginepro, no? Perché non vedere una mano anche tu? Ci penso io a mostrarti la strada. Esplora Spikeville. Generico. Mior. Cos'è successo? Link, grazie per essere venuto qui. Però lascia pure la questione in mano mia. Non so cosa sia stato quel rumore, ma ho intenzione di scoprirlo. Te l'ho già detto, no? Voi ragazzi dovete solo preoccuparvi della sfida delle palestre. Ora ti manca ad affrontare Sodo Laburno, il capo palestra di tipo drago. È uno tosto, l'unico che io consideri veramente il mio rivale. Ma questo non è il momento per le chiacchiere, ci sono cose più urgenti. Io, Dandel, l'invincibile campione, farò di tutto per proteggere il vostro futuro. Proviene dal tunnel. A quanto pare, it's champion time! Yes! Del mais? Ciao! Ma se io volessi andare nel tunnel? Posso davvero andarci? La mappa, vediamo che dice.
Dovrei andare dalla Burno a Knucklebar. Attraversa il tunnel del percorso 9 e vai a Knucklebar. Ah, quindi devo proprio attraversare il tunnel, bene. Allora, vado a ricaricare i miei Pokémon, credo che devo ricaricarli. Ah no, bene. Allora metto davanti Grand Snowbear, pronto per allenarsi un pochino per la sfida in palestra. E noi Cuggi, allora, ci possiamo lasciare qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Scudo. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!